l'avatar, tenace e ribelle, ricerca l'equilibrio perfetto. L'unica persona a possedere il potere di dominare i quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria. E oggi, ragazzi, sono qui su Fortnite perché, come sapete tutti, l'ultima skin inserita di questo pass battaglia è esattamente l'avatar. Ma non Aang, ma Korra. Io devo dire che grazie alle collaborazioni che Fortnite ha fatto, mi sono ricordato un sacco di serie e di film. La leggenda di Korra l'avevo già visto quando ero piccolo, me lo sono recuperato di recente, l'avevo stoppato verso l'ultima stagione, e quando ho saputo che l'avrebbero rimesso su Fortnite sono andato a recuperarlo. E devo dire che mi è piaciuto di nuovo. Sì, preferisco la leggenda di Aang, ma anche Korra non è male. Comunque, l'ho già sbloccata, eccola qui. È stato molto facile sbloccare questa skin, devo dire. Le missioni non erano un granché. L'ultima, mi sembra, che ho fatto era elimina un avversario con l'arma mitica e poi con l'arma normale, e ho sbloccato questa fantastica skin. Però manca ancora da sbloccare lo stile, quello, lo stile avatar, cioè lo stile avatar, come si chiama? La forma avatar, la forma equilibrio. Ok, la forma equilibrio. Devo anche sbloccare il ciclo dell'avatar, che è il backpack, è bellissimo. Cosa che devo fare? Distanza percorsa mentre sei sul treno, facilissimo. E poi le emote, che ovviamente o ottima una corona o vinci una partita. Cioè, quindi o spero di ammazzare qualcuno che ha già la corona, o spero che magari qualcuno sia talmente scemo da dropparla in lobby. Oppure, ragazzi, ci vinciamo questa partita e amen. In più ho visto che hanno aggiunto anche l'arma mitica, il dominio dell'acqua. Usa la tecnica del ghiaccio del dominio dell'acqua per scagliare proiettili affilati contro gli avversari. Quella pergamena del dominio dell'acqua nel tuo inventario potrai conferire cura passiva quando ti trovi in acqua. Azz, interessante. Sarebbe stato più bello se avrebbero messo quello della terra, dell'aria e del fuoco. Magari la metteranno quando aggiungeranno anche il mini pass di Avatar. Ma non vedo l'ora. Avatar era una delle mie serie preferite quando ero piccolo. Ho visto tutta la serie di Aang, ho messo di recuperato anche quella di Korra, ho visto quel fallimentare film del 2010 e mi sono recuperato anche la serie live action che ha fatto Netflix qualche mese fa, che tra l'altro ci sono anche due schermate di caricamento che non ho ancora visto. È bellissima. Allora, eccoci qua, la skin è bellissima, devo dire. Veramente fatta molto bene. Forse i picconi non mi fanno impazzire, però essendo che sono di ghiaccio ci può anche stare. Magari avrei preferito più un'ascia di ghiaccio? Non lo so, ma mi piace anche così. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa, teoricamente in queste zone ci dovrebbe essere il ghiacciaio con all'interno Aang. Quindi io direi di andare a controllare. Che fate, le prime? Io so che c'era il ghiacciaio con dentro Aang, ma dove essere minchia, io non lo vedo. Eccolo là in fondo, di qua. Perfetto, andiamoci subito. Cioè è fuori la mappa, dove essere minchia, è lontanissimo. Comunque anche esce molto bene. Il delta plano è bellissimo. Io, mi sembra che nella serie Korra questo qui non ce l'abbia. Ce l'ha Aang, ma è molto bello. Allora, se mettono anche la skin di Aang, la vedo un po' innaturale, due avatar nello stesso punto. E quando muore un avatar, ne risuscita subito un altro. Il mondo ha bisogno dell'avatar. E no, non dei tizi blu. Minchia, è più lontano ancora. No, dai, ma guarda, è ai confini della cosa. Ma dai, è letteralmente dentro. Oh mio Dio, eccolo lì. Aang e Appa. Guarda, non ci credo. Aspetta, fatemi recuperare un'arma, che non sa mai che c'è qualcuno che viene qua a rompere le palle. Oh, ma guarda lì, è lì. Eccoli. Minchia, oh no, che figata, è bellissimo. Oh, devo anche sbrigarmi perché sono letteralmente vicino alla tempesta. Bene, l'abbiamo visto, ci è piaciuto. Guardiamolo ancora un po' con Appa. Oh, Appa si vede molto meglio di Aang, e credo che sia giunto il momento di andare via. Molto bello, mi è piaciuto. Ok, in Zac, sicura, ci sono arrivato. Aang l'abbiamo visto. Teoricamente la collaborazione dovrebbe iniziare martedì prossimo, quindi il 9. Sì, dovrebbe essere il 9 se non sbaglio. Comunque, ragazzi, se non avete ancora fatto la missione di resuscitare il vostro compagno oppure prendere un bot per 20 volte, vi consiglio di prendere due bot molto vicini. Cioè, prendete un bot, vi fate seguire, li boxate insieme e poi prendete anche l'altro bot. Così facendo, l'altro bot si disattiverà e voi potete fare lo switch per 20 volte. Io ho fatto così, me ne sono completamente reso conto
troppo tardi, purtroppo. L'ho fatto a metà missione, che ero arrivato a 10 su 20. Avevo due bot vicini, solamente che mi faceva vedere solamente un bot. Allora ho visto anche l'altro bot, visto che non me lo faceva. Che me lo faceva fare, che me lo faceva comprare. Ho comprato e allora ho fatto lo switch. Spero di essermi inteso. Guarda cosa abbiamo qui. Abbiamo il potere di Korra. Eccolo qui, la pergamena dell'acqua. Questa qui non l'ho ancora provata e va assolutamente usata. Ma anche la Tommy Gun qui. Vediamo un po' che merino ha. Non ha il merino. No dai, non la utilizzo. Anche se ho sentito un player qua da qualche parte. Ah però, ti devo dire che schifo non fa. Avessi avuto un po' più di mira, però schifo devo dire che non fa questa roba, eh. O si è buggato visivamente, oppure ho meno acqua di prima. Allora io direi di concentrarmi un attimo sulla partita, e al massimo quello di fare 500 metri con il treno lo faccio dopo. Ah, capito, devo prima utilizzarlo tutto. Cioè non è... Ok, beh, in effetti, ovvio, ci sta che non sia infinito. Allora, io non vorrei essere uno che si lamenta, ok? Però siamo in 17, dove sono tutti quanti? Cioè non dico che la voglio qui davanti, ma anche da lontano, sapere dove sono, dai. Che cazzo fa male però, eh? Allora, qua davanti a me c'è un tizio col medaglione, quindi potrebbe essere quello di Ade o Cerbero. Ora la cosa si fa emozionante, siamo rimasti in 4, dai, massimo sforzo! Allora, ho quello a destra con un medaglione e quello davanti a me molto probabilmente ne ha due perché il cerchio è più piccolo. Oh merda, non era lui. Ha tutti i medaglioni! Let's go! Alzala questa coppa, alzala, corra, faccela vedere! Vittoria reale! 7 kill, non me l'aspettavo. Volevo far fuori con i poteri di Korra, ma... Vabbè, a me fa niente. E questa schermata è bellissima. Adesso ci faccio un bello screen e lo metto come schermo del computer. Riscattiamo, teoricamente dovrei aver riscattato... No, l'altro stile non l'ho riscattato, però mi manca la missione, giusto? Sì, infatti. Ovvero, ottieni o raccogli una... Ma se l'ho appena fatta questa... Ottieni o raccogli una corona della vittoria. Appena fatto una vittoria reale, com'è possibile? Ho le allucinazioni? O sbaglio, scusa. No, primo, 7 kill, 21 minuti e 28 secondi. E non ma perché? Ah, ora sì. Quindi la missione me la conti, no? No, non me la conti. Allora, va bene, andiamo a fare quello del treno. Dai che nessuno per il momento mi sta rompendo le palle. Dai che mi mancano solamente 200 e passametri. Boom, finito. Missioni di Korra completate tutte! Amici! Ho completato delle missioni! Possiamo picchiarci adesso! No! Ok, no, colpa mia, ok. Occhio merda! Ma questo come cazzo fa? No, ma perché, scusa, ma perché mi fai vedere quanta vita rimane il tizio invece di mettere vita a schermata sapendo già che sto schiattando? Vabbè, comunque, come sappiamo, l'obiettivo della partita non era vincere, ma sbloccare le ultime cose. Il ciclo dell'avatar con i quattro elementi, guarda che figata! Fuoco, aria, acqua e terra, bellissimo, con i quattro elementi che si collegano. Ecco, facciamolo. L'emote! Destrezza dell'avatar, vivi in armonia elementale, bellissima. E infine, Korra in stile equilibrio, che andiamo subito a provare. Vi ho un po' quest'altro stile, devo dire che è molto bella anche questa. Allora, vediamo un po' dove posso andare. Purtroppo la Tommy Gandimi l'hanno tolta, quindi, campi candidi come prima. L'evento è terminato, la Tommy Gun mitica purtroppo l'hanno levata. Peccato, a me come arma piaceva tantissimo. Oh, lì c'è un lama. Cambio di piani, ragazzi, il lama ha la priorità. Intanto mi recupero il lama e al massimo dopo scappo via. Zitto e nuota, nuota e nuota. Zitto e nuota, nuota e nuota. Oh, cazzo.
Mi spiace, Goku. Io sono veramente curioso di sapere chi mai metteranno dentro il pass di Avatar. Cioè, ovviamente sono sicuro che metteranno Aang. Però, se poi dovesse mettere anche alcune skin in negozio, chi metteranno? Come la collaborazione tra Tartarughe Ninja, che hanno messo Tartarughe Ninja e April O'Neil nello shop. Poi è arrivato anche il Maestro Splinter. E nel mini pass hanno messo Shredder. Lui è anche una sua versione di Fortnite. Qui secondo me potrebbero mettere senza il suo problema Aang nei mini pass. E poi anche gli altri, Sokka, Katara, Zuko, se non sbaglio, come Zuko, sì, mi ricordo bene. E poi l'altra, quella che domina Terra, che non mi ricordo, quella cieca che domina Terra con i piedi, che non mi ricordo come si chiama. Secondo me un bundle con loro 4 ci potrebbe stare, anche se non so quanto possa essere accattivante. Questo ha fatto una classica barratura alla romana. No, non ci posso credere. Oh, questo sta per giocare eppure si è nascosto dentro la tartaruga. Allora, se posso parlare, stavo dicendo che secondo me metteranno Aang nello shop insieme, non so, a Katara e a Sokka. E magari nel pass e a Sokka anche. Magari nel pass potrebbero mettere un personaggio meno interessante. Non so quale possa essere. Ci sono un sacco di personaggi all'interno del mondo di Avatar. Però, mia teoria, magari poi mi sbaglio io. E ragazzi, allora direi di fare l'ultima, solo che non so se provare lo stile questo qui nuovo o l'altro. Beh, la guardiamo direi un attimo al volo adesso, molto carina. Ci sono io davanti, sì ragazzi, faccio parte della schermata di caricamento. Io domino il fuoco. Allora, sono un po' indeciso quello usare per l'ultima parte, perché sono entrambi molto belle. Dai, usiamo lo stile normale. Ah, teoricamente qui da qualche parte, se non sbaglio verso la spiaggia, ci dovrebbe essere... No, l'altra spiaggia, dove straminchia devo andare. Vabbè, ci dovrebbe essere l'NPC di Mida. Cioè, dallo yacht è letteralmente passato all'isola prepartita. Bene. E da quello che ho letto io sui canali Telegram di Fortnite, ho visto alcuni dialoghi della squadra di Mida che devono preparare una barca per andarsene via. Ora, che c'entri con magari... la prossima stagione, che torniamo nel capitolo 2, sarebbe bellissimo. Ho temuto per la mia incolumità per qualche secondo. Via starma del cavolo, dammi questa. E anche il dominio del fulmine abbiamo. Che se non ricordo male, il dominio del fulmine dovrebbe essere un avanzamento al dominio del fuoco. Dimmi quale sia il collegamento, non ho idea. Però se non sbaglio, se non mi ricordo male, è così. Ho una nuova sfidante per te oggi. Vediamo se riesci a batterla. Ok, coso eliminato, solo che sto prendendo un po' di vita e la zona sicura è un botto lontano. No, 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 è qua davanti. Ancora vivo, Woohoo! La tergamena del drago. No, serie sbagliata. Che qua mi sta che c'è gente. Non ci posso credere, dai, sei serio. È vero che se vado nell'acqua qualcosa mi cura. Però prima non sono andato nell'acqua. Come ho fatto a curare? Vabbè, che se ne frega. Ragazzi, aspettate. Ora potete sparare. Porca merda, direi che sono messo una merda è proprio un complimento. Dov'è la mia bellissima schermata di caricamento con Korra, scusa? Beh ragazzi, direi che questo video può anche terminare qui. Io mi terrei buona alla vittoria reale che abbiamo fatto a inizio video. Devo dire che questa skin è magnifica, è stupenda, la adoro. Nonostante Korra non c'entri niente, diciamo, con... tutto il resto della season, a parte fatta molto bene, bellissima, bello il potere mitico. Spero che aggiungano anche quello del fuoco, dell'aria, della terra quando arriverà il mini pass, che ricordo che arriverà il 9 aprile, quindi settimana prossima. E ragazzi, scrivete questo nei commenti cosa ne pensate voi di questa skin, se vi piace, se non vi piace, se
rifavate Ares come skin segreto del post battaglia. E io ti raccomando, per supportarmi lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, commentate questo video con le vostre missioni. Ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video con la vostra missione di Spider video YouTube. Tutto bella raga. Flash is fast, flash is cool, Francois Sapar, flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.